Ciao, recentemente mi è capitato di discutere insomma, malamente con delle persone riguardo alle terminologie utilizzate per indicare i detersivi per bambini, perché appunto alcune persone sostenevano di utilizzare dei prodotti, dei detersivi, chi diceva biologico, chi diceva ecologico, chi diceva sostenibile, biosostenibile, ecosostenibile, eccetera, come se questi termini fossero interscambiabili, fossero dei sinonimi, cosa che assolutamente non è. Siamo a fuoco? Siamo a fuoco. Allora, io vi parlo del biologico perché appunto è un termine abbastanza abusato, e spesso non si sa quello che c'è dietro e spesso non si sa come distinguere un prodotto biologico da un prodotto non biologico. Piccolo disclaimer: il fatto che un prodotto non sia biologico non vuol dire che non lavi bene o che vi farà venire qualche malattia terminale, assolutamente no, perché ricordiamoci che tutto ciò che è naturale non sempre fa bene. Io un esempio che faccio sempre è che il veleno di vipera è 100% natura, ma non è che vi faccia un gran bene, cioè io corro all'ospedale e la farei dopo una puntura di vipera, per quanto appunto sia naturale. E potrei farvi insomma mille di questi esempi. Insomma, anche l'acqua fa benissimo, bevete 10 litri, minimo anche li finite in ospedale. Quindi ecco, non necessariamente tutto ciò che è naturale significa che fa bene. Ci sono delle piante che sono urticanti, ci sono delle piante che possono dare delle reazioni allergiche importanti. Quindi, per quanto io acquisti pratica a parte i cosmetici per il viso, acquisti tutto biologico, dagli alimenti ai detersivi, ai prodotti della pulizia della casa, ripeto, tutto biologico, però tenete presente questa cosa, così in generale, per sfatare un po' il mito del è naturale, per forza vi fa bene. No, il naturale vi può anche uccidere. Così adesso esagerando, però insomma, di fatto, ripeto, l'esempio del veleno di vipera, insomma, secondo me è abbastanza calzante. Quindi, tutto questo per dire che sì, appunto, anche gli altri prodotti non necessariamente sono pessimi, semplicemente non hanno una certificazione biologica. Una certificazione biologica cosa significa? Significa che io azienda, io faccio un esempio, io non produco, non ho un'azienda di detersivi o di comunque di cosmetici. Io vabbè, facciamo finta di avercela, io mi rivolgo a un ente certificatore. I più famosi in Italia, almeno quelli che a me vengono in mente in questo momento, sono ICEA, AgriCert e IAB. Faccio presente che ho dei prodotti che voglio certificare biologici, perché un'azienda può anche non certificare tutta la linea, ma solo alcuni prodotti o anche solamente un prodotto. E l'ente certificatore dice: vabbè, d'accordo, devi soddisfare determinati requisiti. Allora, siccome non mi ricordo un cavolo, è meglio che ve lo legga. Allora, i riferimenti normativi in generale sono regolamenti europei, relativi proprio al biologico. O sono regolamenti europei che valgono per tutti, come il REACH. Quindi, insomma, comunque le normative sono ben precise, ecco. Ci sono anche dei protocolli da seguire, come l'utilizzo delle materie prime si devono utilizzare delle materie prime di origine vegetale. Sono ammesse, delle materie prime di origine animale, quindi biologico non significa vegano, sono anche lì due cose completamente differenti, però, l'utilizzo di materie prime di origine animale non deve derivare sempre da allevamenti animali biologici e non è prevista, non ci deve essere l'uccisione dell'animale per la produzione poi della materia prima o comunque del prodotto. Anche le materie prime di origine vegetale ovviamente devono essere di origine biologica e non è possibile utilizzare prodotti OGM. Io come faccio a capire se un prodotto effettivamente è biologico o non è biologico? Ma c'è il bollino sul prodotto, questo è semplice. Vi faccio vedere ad esempio Biolù, è questo qui. Ed è tra l'altro, questo si trova intanto a Natura sì, non so, Ecor, Cuore Bio, non so come si chiamino da altre parti d'Italia, tutti i prodotti sono tutti biologici, quindi lì insomma c'è poco da fare, qualsiasi, anche i fazzoletti per il naso sono biologici, lì non sbagliate. Questo ad esempio è ricaricabile, sostanzialmente questo si compra la bottiglia una volta, poi la seconda volta si fa col contenitore vuoto, si riempie la spina, quindi insomma c'è anche minor consumo di porcherie varie, di plastica.
E quindi è indicato detergenza pulita Ayab. Vi metto la foto perché ovviamente è questo. Comunque dopo vi metto la foto. Qui accanto, ecco un'altra cosa, qui accanto c'è il simbolo vegan, ok. Io non sono riuscita a trovare tantissime informazioni. So che Agricert e Vegan OK hanno fatto un accordo, cioè è Agricert, che è un ente certificatore biologico, che si prende il carico di certificare l'azienda anche sul vegano. Però con ICEA e AIAB non so se ci sia questo accordo, cioè penso che siano delle cose separate, cioè io azienda vado sia da Vegan OK che da AIAB, però Vegan OK è una autocertificazione, cioè di fatto, almeno io l'ho capita così, adesso non vorrei sparare cretinate, ma io l'ho letta in questo modo perché mi sono letta il sito dell'AIAB che parla di autocertificazione, cioè io sottoscrivo un foglio, un contratto, chiamatelo come volete, dove io mi impegno a rispettare i canoni vegan, ok, però di fatto nessuno mi viene a controllare. Quindi questo è Ayab. Poi abbiamo ad esempio, no, scusate perché ne ho preso un po', ecco un altro, questo è ICEA, questo è, poverino, ha avuto un incidente, è Verde Vero, che tra l'altro lo sto usando da poco perché prima usavo altri prodotti biologici e questo secondo me è eccezionale, lava benissimo. Ma comunque ripeto, non parlo della bontà o meno del prodotto, io parlo qua di biologico, ma questa era la mia piccola considerazione. E qua ho l'obiettivo sbagliato e purtroppo non riesco a mettere a fuoco, vi metterò la foto anche in questo caso. Comunque qua c'è la certificazione ICEA e qui accanto c'è la certificazione cruelty free della LAV. Sai, una nota personale, come ho fatto notare anche ad esempio alcune mamme, Officina Natura. Ufficiale Nature, scusate, che io non l'ho ancora provato, ne sento parlare benissimo, che sia un prodotto eccezionale, buonissimo, ma non è biologico perché non ha nessun tipo di certificazione. Quindi chi vi dice che è biologico vi racconta una palla colossale perché non è biologico. E ripeto, magari è eccezionale, va benissimo, pulisce benissimo e può darsi che l'INCI magari è eccezionale ed è pulitissimo e magari è migliore di un prodotto biologico. Quindi mi sembra anche che siano comunque molto buoni, però se a voi interessa che tutto sia biologico, quindi questo non è biologico, però Officina Natura fa una linea biologica che è Solara. Questa è certificata ICEA. È qua, questa è la certificazione ICEA della linea Solara di Officina Natura, scusate, continuo a confondermi. Questo, ripeto, non è biologico, comunque buonissimo. Cosa significa? Ad esempio, ha dei prodotti di origine che derivano dal cocco, significa semplicemente che magari non hanno voluto scegliere delle materie prime di origine biologiche, perché sicuramente è un costo in più. La certificazione stessa è un costo. Io lavoro nel campo del biologico, ma non nel settore io lavoro nel settore alimentare biologico, non nel settore della cosmesi o comunque della detergenza, quindi vabbè, non ho nessun conflitto di interessi e soprattutto io so i costi miei che devo sostenere per la certificazione biologica. Penso, mi sembra di aver letto per ICEA che venga richiesto venga richiesta una percentuale sul fatturato fino a un massimo, mi sembra, di 20-30 mila euro, una cosa di questo tipo. Quindi l'azienda ha un costo, le stesse materie prime biologiche certificate costano, se ho bisogno di olio di cocco e lo voglio biologico certificato, mi costerà di più, non so dirvi quanto di più, ma mi costerà di più rispetto a un olio di cocco non certificato. Quindi, ripeto, alla fine dietro insomma ci sono dei costi, a volte dei problemi anche di reperibilità di materie prime. Questo è per dire che non è biologico, cioè non tutto quello che sembra eccezionale è comunque biologico e non c'è il logo dell'ente certificatore, e poi, insomma uno fa una scelta di un tipo o di un altro. Ecco, poi un'altra cosa. Ecco, questo è. Io vorrei sapere chi è stato il genio, perché qui si tratta di un genio che ha concepito questa etichetta. Ripeto, io Winnis non l'ho provato, non ne sento parlare così, ne sento parlare bene a livello di detergenza,
Gli inci non sono così male, anzi, alcuni ne parlano anche abbastanza bene. Ripeto, io un po' ho guardato, ma ho delle conoscenze fino a un certo punto. Il video sta diventando lunghissimo. Però, non mi mettete biologico vicino ai detersivi Winnis perché non sono assolutamente biologici. Fuoco, ciao, salutami. E allora. Per esempio, qua c'è scritto, poi vi metto la foto, Econatura a basso impatto ambientale. Sì, c'è scritto, ma non ha nessun tipo di giustificazione, insomma. Il fatto che sia verde, cioè, quello che voglio solamente dirvi, non è per criticare loro, però è che comunque loro e le aziende producono per vendere. Quindi ne sanno anche una più del diavolo, solamente il fatto di scegliere i colori verde che mi fa pensare subito alla natura, a qualcosa di bello, di pulito, eccetera. Ok, quindi abbiamo già il nome Naturel, e tu pensa alla natura, il tappo verde, Econatura a basso impatto ambientale. Poi c'è bucato a mano indicato per tessuti baby, che qui non significa niente, cioè io l'ho letto, magari così sovrappensiero, e dici vabbè, indicato per tessuti baby, vuol dire che va bene per i bambini. Sì, boh, però di fatto non c'è una regolamentazione europea o qualche legge italiana che preveda una distinzione tra prodotti per bambini o meno, che io sappia. Comunque qua non è indicato, cioè non c'è un riferimento a una legge o a un regolamento. È un claim di tipo commerciale, punto e basta, perché tra l'altro per tessuti baby, cos'è il tessuto baby? Io penso che sia legato a un bambino, ma magari sono per tessuti piccoli, cioè cosa vuol dire? Sì, per bambini, ma... Insomma, allora, con materie, poi viene indicato qua sotto con materie prime di origine vegetale. Sì, sicuramente avrà alcune materie prime di origine vegetale, ma non vuol dire tutti, non vuol dire tutte. Skinet, qua c'è questa, un'altra cosa, un'altra certificazione. No, non ha una certificazione, è un bollino. Vi metto la foto poi. Vabbè, ciao fuoco. Skineco, è questo. È un'associazione di dermatologi. Che o comunque di dottori che lavorano nel campo della dermatologia, che sostanzialmente appunto hanno fondato, sì, appunto, han fondato questa associazione, ma non è chiaro se, ma non danno una certificazione, perché loro non ho capito se è l'azienda che si associa, diciamo che supporta questi loro studi, o sono loro, c'è cioè questa Skineco che controlla effettivamente l'inci del prodotto. Io ho mandato anche un'email chiedendo, perché dal sito non si capisce, io ho mandato un'email chiedendo informazioni, non ho ricevuto risposta, perché in realtà l'ho scritta l'altro giorno, non so, magari ci sono dei tempi tecnici, quindi su questo boh, ci aggiorniamo. Vegan Ok rimane il solito discorso che è una autocertificazione, a meno che appunto, come vi dicevo, non sia una certificazione fatta invece da... cosa avevo detto? Che era da Agricert, che appunto ha questo accordo con Vegan Ok, ma quella allora è una certificazione, diciamo, differente. E una serie di altre cose interessanti. Ah, ecco, tra il resto su Winnie, almeno su questo, io a lungo che ho comprato, non c'è l'inci, perché per legge l'inci, che però sugli altri c'è, sugli altri sì, cioè sostanzialmente se uno non ha molto lezione da nascondere, cioè ce lo metti su. Ad esempio il mio amatissimo verde vero a linci. Anche lui che è biopuro, certificato AIAB, ha linci, ce l'ha qua dietro. Tu ce l'hai linci? Linci ce l'ha anche Biolù. Officina Natura, bucato liquido, detergenti per capi, eccetera, eccetera. Ripeto, non biologico, ma comunque dicono essere ottimo, però vabbè, insomma, questo per correttezza. Ma penso che l'azienda in realtà, un'altra piccola parentesi, l'azienda in realtà è molto, secondo me, molto seria, nel senso che loro non è che si spacciano, non è che, cioè, non è un livello di questo tipo, assolutamente no. Le mamme sono che si confondono, o forse alcuni che li vendono che fanno passare per biologico quello che non è. Quindi io questi li ho trovati, non mi ricordo più dove li ho comprati online. E anche loro hanno l'inci, cioè, e fanno bene, bravi. Solara sicuramente avrà l'inci, che ripeto è la linea biologica di Officina Nature, ha l'inci anche questo. E quindi non è obbligatorio, quello che dovete fare voi è, qua c'è scritto composizione chimica, vi danno dei dati assolutamente generici, tipo tra il 5 e il 15% tensioattivi anionici, eccetera, eccetera, inferiore al 5% sapone. Altri componenti come profumo, voi dovete andare sul sito della Madel, qua vi è indicato per legge, però non, si può non mettere l'inci, ma
Ma vi devono dare il sito internet nel quale voi dovrete inserire il codice, che è il codice, quello che si legge qua sotto, il codice barre, e vi compare l'inci e ve lo stampate. Ok, quindi insomma è un video abbastanza lungo e penso anche un po' confusionario. Era semplicemente per, spero di aver fatto un attimino di chiarezza almeno sul significato di biologico. Ripeto, per la 300.000esima volta, che non necessariamente tutto quello, intanto non tutto quello che è naturale fa bene, e non tutte le aziende non certificate fanno prodotti che non vanno bene, cioè questo magari va benissimo, ripeto, per l'azienda comunque è un costo. Non sempre le persone lo capiscono, non sempre le persone sono disposte a spendere 1 euro in più per un detersivo, perché comunque insomma i prezzi non sono, non sono alti. Penso, io i prezzi ovviamente non me li ricordo, ma questo BioLoo alla spina al chilo costa 3,93 euro, sono comunque 4 euro, se non, insomma, non, voglio dire, penso che 1 euro, 1,20 euro in più. Questo Winness mi sembra di aver pagato, che tra il resto è 750 ml, mentre questo è un chilo, vabbè, comunque insomma in realtà il contenitore, la bottiglia è da 1 litro, costa veramente 70 centesimi in più. Questo qua è biologico e ripeto, potete andare poi a prenderlo alla spina, quindi non si parla di spese esagerate, ecco. Però insomma tanti vanno, controllano, guardano solamente il prezzo e si fanno magari un po' fregare da claim di questo tipo. Quindi ripeto, è comprensibile che un'azienda a volte abbia difficoltà, insomma, a investire in questo senso, perché semplicemente può anche non importare assolutamente nulla. Quindi mi raccomando che ci sia se vi interessa il biologico, dovete verificare che ci sia il simbolo dell'ente certificatore. Ciao.